Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video, ma stavolta non faccio una recensione, ma volevo dirvi una cosa. Allora, l'inquadratura è cambiata, non so se avete notato la differenza con gli altri video, ma alle mie spalle le cose sono un po' cambiate, perché mi è venuta la brillante idea di cambiare le cose. Quindi dove stavano le mie due scrivanie ho messo i miei due letti e dove stavano i miei due letti ho messo le mie due scrivanie. Voi direte, tu sei uno perché hai due e due perché, come vedete dallo sfondo, rosa e blu. Rosa era di mia sorella e blu è mio. Mia sorella se n'è andata a fare una vita propria, a fare... Si è fatta una vita propria, dato che ha 150 anni, quindi era anche ora. Quindi io sono da solo con un cane dentro questa cameretta. Quindi il primo che commenta, non lo so, viene a vivere con me. Cioè, soltanto le ragazze possono partecipare a questo concorso. L'altro concorso invece in cui possono partecipare tutti, anche i ragazzi, è il prossimo, cioè codesto. Non è proprio un concorso, ma è una piccolissima, minuscola, insignificante possibilità, diciamo così, che do a tutti. E praticamente consiste nel mandarmi a fare il lettore di quello che scrivete. Cioè, se voi avete una poesia, un racconto breve, mi raccomando, non mi mandate romanzi brevi spacciandoli per racconti lunghi. Se avete degli scritti, dei pensieri, qualsiasi cosa abbiate nei vostri computer o nei vostri manoscritti mitragliati dalle vostre grafie disordinate, potete mandarmelo alla mail magica joyg@live.it o su Instagram. Su Facebook o venite attaccati al postino fino a quando viene a casa mia, scendete e venite in cameretta mia, così fate la recensione insieme. Quindi ragazzi, io faccio un brindisi alla vostra salute, sto bevendo della Pepsi. No, la Pepsi non mi sta pagando per questo, ma io lo faccio lo stesso perché sono un'anima buona. Buona Pepsi, cioè buona scrittura a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Se mandate le cose e io poi le leggerò in video, sappiate che tutti i giornalisti del mondo verranno da voi a fare le interviste, poi farete dei film, andrete in America, insomma soldi a palate, donne, droga, insomma non lo so se vi conviene. Però se uno è disposto e pronto a fare questa vita, può mandarmi tutto quello che vuole. Siete sempre di più nel canale, ragazzi, non so più come ringraziarvi. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!